ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io sono FaviJ. Oggi siamo su un gameplay molto particolare, perché si tratta della seconda parte del video di Google Space Shelter. Se non avete visto la seconda... se non avete visto la prima parte, ve la lascio qua sotto. Ringrazio tra l'altro appunto Google per l'opportunità datami per parlare di questa cosa, anche perché comunque è un gioco che tratta la sicurezza online, nel senso che vi ricorda anche di cambiare insomma le vostre password molto spesso, e insomma di proteggere i vostri account. Proteggete i vostri account, ragazzi, quindi è una cosa molto molto importante. Ha un bel messaggio dietro. La sentenza che prima di cominciare dico io su questa cosa è che secondo me le password dovrebbero essere un po' come... un po' come le mutande. Cioè, cambiatele spesso, non lasciatele in giro e non prestatela a nessuno. Detta la perla di saggezza della giornata, iniziamo con appunto Space Shelter. Gioca ora. Oh, that's the menu. Amo i colori di Google sull'ala dell'astronave. Vediamo cosa cavo fa. A furia di aver giocato un sacco di giochi nello spazio, dovrei essere... Scegli l'astronauta. Ok, io andrei di tuta rossa. Sono i mates questi. Ti diamo il benvenuto a bordo, comandante. Mettiti alla guida dell'astronave, la sicurezza ti aspetta. La tua missione è attraversare la galassia proteggendo la tua astronave e attraccare. Attracchiamo. In tutta sicurezza sulla base Space Shelter. Dovrai evitare ostacoli imprevisti e alieni. Cioè, va bene. Con questo viaggio potrai mettere alla prova le tue abilità e acquisirne di nuove. Va bene. La parola di prova che si mostra come te la stai cavando a mano che la missione avanza, va bene. Il team di formazione degli astronauti ti chiede di sostenere una rapida prova prima di metterti alla guida dell'astronave. Il tutorial classico, perché anche alla NASA lo fanno quando guidano. Tutto pronto, si parte, vamonos! Qual è la password più utilizzata nell'universo? Attenzione, qua stiamo a fare quiz, che io... La password più utilizzata nell'universo è ovviamente... Allora, io che sono un matematico... No, niente, non, sta battuta non fa ridere. Comunque è ovviamente 1, 2, 3, 4. Ma proprio classico, classico. Anche la mia di YouTube, no scherzo, non provateci, non è quella. Cosa possono fare gli astronauti per migliorare la sicurezza del computer dell'astronave? Eseguire un backup delle foto, mantenere le app aggiornate all'ultima versione e non cambiare mai la password. Allora, non cambiare mai la password è sbagliato, perché la password bisogna cambiarla. Eseguire un backup delle foto, io direi mantenere le app aggiornate all'ultima versione. Giustamente, beh. Sembra giusto. Quante password sono state rubate dai pirati spaziali negli ultimi anni? 4, 4 milioni o 4 miliardi? Ecco, di sicuro non è 4. 4 milioni o 4 miliardi? Non lo so. Negli ultimi anni. Vabbè, dipende quanti anni intendi. Non lo so. 4 miliardi. Oh yeah! Quanti astronauti non hanno cambiato la propria password negli ultimi 5 anni? Solo io! No, io l'ho cambiata. Da cambio, io aspetto. Il 30%, solo io il 70%, il 70%. Hai visto? Cos'è il phishing? Quello lo so io quando bevo un sacco. Un tentativo fraudolento di ottenere informazioni dati sensibili, un messaggio di tipo commerciale non richiesto. Credo che sia il tentativo fraudolento di ottenere informazioni dati sensibili. Esatto. Mamma mia, tutto qua, tutto qua, tutto qua. Qua significa due FaviJ, del prezzo di uno. Due applicazioni fantastiche, due autenticazioni a due fattori, due file nell'archivio, autenticazione a due fattori. Benissimo. Grazie per aver risposto. Tutto giusto, raga. Sono... un fenomeno. Un fenomeno. Cosa devo fare? Un genio. Grazie a tutti. Basta. Ti diamo il benvenuto nell'astronave. Qui imparerai a creare una password efficace per esplorare l'universo. Alright. L'obiettivo della missione è creare un codice di accesso davvero sicuro per il computer dell'astronave. Tutto pronto. Iniziamo. Vamonos. Sono carico per creare la password. Innanzitutto digita una parola di almeno 8 lettere. Una parola di almeno 8 lettere che non sia correlata a me. Ok. Let's go. La tua password è matematica. Adesso rendiamola più complessa. Ecco la tua nuova password con una lettera maiuscola. Matematica con la lettera maiuscola. Ok. Scrivi la tua nuova password in modo corretto. Allora, aspetta. Matematica. Mamma mia, come sono bravo a scrivere. Con i numeri non me la cavo, ma a scrivere. Esatto. Fino a qua ci arrivo, lo zio. Per renderla ancora più difficile indovinare, seleziona un numero per rafforzarla. La tua password è Mezzatatica, ok. Ok. Aspetta che è difficile. Non mi ricordo più. Uno dei simboli. Dollaro. Impara la tua password. Ok. Ma come faccio a ricordarmi la memoria? È difficile. È un codice di accesso davvero sicuro. Bene. Non me la ricordavo manco io dopo un minuto. Ricordare queste password non è sempre facile. Ma poi aiutati utilizzando il gestore delle password. È uno strumento che crea, memorizza e inserisce per te una password complessa e univoca. Il team di informazioni degli astronauti dice che per usare un gestore delle password è sicuro. È un modo efficace per stare sicuro. Ok.
gestore delle password. Non sono io, non posso gestire le password di nessuno, ragazzi. Spero che sia un programma. Se me le dite, non mi ricordo manco la mia. Si aggiungono al tuo codice di accesso sicuro, fornendogli la strada a un doppio livello di protezione. Immagino sia l'autenticazione in due fattori. Autenticazione in due fattori, ovviamente. Per creare diversi tipi di scudo, vediamo di capirne di più. Vabbè, comunque, ragazzi, l'autenticazione in due fattori è lo scudo definitivo. Che cos'è l'autenticazione a due fattori via SMS? Quando è richiesta l'autenticazione a due fattori, viene inviato un codice al tuo telefono SMS. Ti passa inserire questo codice di accesso. Si parte, va bene, ma quello c'è. Devo inserire il mio numero? Ah, oddio! Ok, aspetta. 89513. Io sta roba, ragazzi, la faccio tutti i giorni, perché effettivamente mi accautano tutti sta roba. Quindi per me, io sto praticamente loggando nel mio account. Sembra un processo stellare, ma c'era il tempo, ho notato. C'era il tempo! Cos'è l'autenticazione a due fattori tramite notifica? Una notifica viene inviata al tuo telefono. A quel punto ti basta toccare il messaggio ricevuto per dimostrare che l'utente stia provando ad accedersi davvero tu. È vero, quello è un altro tipo di accesso. Quindi, che è più facile perché non devi mettere il numero, devi solo schiacciare le notifiche che arrivano. Questo! Ma adesso sono, guarda, taratissimo col tempo. Guarda, un fenomeno! Record del mondo. Quanto fa? Ho fatto bene, raga, stavolta, cioè dai. L'autenticazione in due fattori tramite l'app Authenticator. Cos'è? L'app Authenticator genera codice di verifica. Funziona persino quando il tuo telefono è senza connessione telefonica o dati. Inserisci questo codice quando effettui l'accesso. Let's go. Questo è un altro col codice, vai. Oddio. Non me la immaginavo così complessa. Cos'è l'autenticazione in due fattori tramite chiave di sicurezza? Una chiave di sicurezza è qualcosa che colleghi al tuo dispositivo quando effettui l'accesso per dimostrare all'utente che stai provando ad accedere che sei davvero tu. Collega lo scudo chiave di sicurezza al punto corretto. Vamonos! Allora, vi dico una cosa. Non è mai così semplice, perché quando ficchi la chiavetta nel computer, tu la inserirai matematicamente, la chiavetta la inserirai sempre tre volte. Una volta dal lato giusto, ma non c'entri il buco, quindi pensi che sia sbagliato. Poi dal lato che è effettivamente sbagliato, quindi non entra. E poi la reinserisci in quello giusto, che era quello di prima, che però non avevi centrato poco. Quindi è sempre così comunque, ragazzi. Congratulazioni, lancio riuscito. All'improvviso però ha visti un cambio. I pirati spaziali stanno per tenderti un agguato. Quindi lo trucchetti. Allarme, stai per entrare in un campo di asteroidi. Ma posso... Oddio! Madonna, che schivate incredibili! Ho capito dopo... Il terminale di posta elettronica della sua nave riceve un messaggio. Decidi se è reale o se si tratta di un tentativo di agguato. Hai vinto $1 milioni! Per avere questo premio devi pagare la commissione di 250. No, beh, dai. Era una frase. No, volevo. Io ho messo no della serie. No, non lo faccio. Invece era sì, è un tentativo fraudolento. Ho sbagliato, sorry. Allora, non so. Mi impegno stavolta. Provo un po' di schivateggio a livello pro. Mamma mia, ragazzi. Si vede proprio che faccio youtuber di gaming. Mamma mia. Fantastico, hai superato in modo sicuro il campo di asteroidi. I pirati spaziali hanno provato a tenderti un agguato senza riuscirci. Ora ti stai avvicinando alla base Space Shelter. Ah, questo è lo Space Shelter. Il team di sicurezza della base Space Shelter sta trasmettendo un test finale al termine della tua astronave. Al terminale della tua astronave, sorry. È il momento di mostrare quello che hai imparato sulla sicurezza spaziale. Se superi questo test puoi attraccare in sicurezza. Vamonos. Sono partito e ho fatto zero errori. Non credo sbaglierò qua. Spero. Quante password non hanno cambiato... Quante persone non hanno cambiato l'ultima password negli ultimi 5 anni? 70%, l'ho detto prima, let's go, me lo ricordo. Cos'è il phishing? Beh, sono quelle di prima, le ho dette già giuste. Metti in ordine questi sistemi di sicurezza indicando per primo qual è quello più sicuro. Ok, chiave di sicurezza. App Authenticator, SMS, messaggio di richiesta. No, sbagliato, rifacciamo. Messaggio di richiesta. Allora, chiave di sicurezza è il più sicuro. App Authenticator, messaggio di richiesta ed SMS. Credo. Proprio lui! Mamma mia! Obiettivi della missione: formazione degli astronauti, sicurezza dell'astronave, potenziamento degli scudi, pirati spaziali, fatti. Permesso di atterrare, ok. E entriamo nello Space Shelter. Congratulazioni astronauta! Il team di sicurezza della Space Shelter è colpito dalle tue conoscenze. Modestamente io. Trasmetti il tuo codice di accesso super sicuro e ottieni l'accesso alla stazione di attracco della base. Tanto bello anche il pezzo, se me lo passate me lo ascolto su Spotify. Missione compiuta, vamonos.
Ti è piaciuto? Spargi la voce, non c'è bisogno che lo condivida, perché lo sto facendo in un video. Quindi ragazzi, se volete, giocate appunto al gioco di Space Shelter, che appunto, oltre che essere molto informativo, è anche super divertente. Secondo me non fate meglio di me. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, mettete in sicurezza le vostre password, come sempre, come vi è stato spiegato anche nel video. Se volete, giocate appunto al gioco di Space Shelter. Ringrazio Google per l'opportunità di aver parlato appunto a tutti voi della sicurezza online. E ricordatevi di iscrivervi al canale con il vostro account Google ben protetto. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video, se vi ricordo dove ho messo il telecomando. Eccolo qua, protetto da 10 anni. Mi è caduto un sacco di volte, ma sempre qua. Bella ragazzi.